a Centuripe su il sipario sulla nona edizione della Sagra dell'Arancia Rossa e GP di Sicilia, che racchiude nel weekend un cartellone ricco di eventi di grande qualità. Una 3 giorni dedicata al frutto simbolo della Sicilia nel mondo, dove non mancheranno, oltre all'immancabile degustazione di prodotti tipici, anche momenti di spettacolo. Ieri sera l'inaugurazione della sagra, organizzata dal Comune Centuripino in collaborazione con la Regione Siciliana, Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, dell'Assemblea Regionale Siciliana, del Consorzio di Tutela IGP dell'Arancia Rossa di Sicilia, a collaborare alla buona riuscita dell'evento, che attirerà molti turisti a Centuripe, anche l'Istituto Alberghiero Don Pino Puglisi di Centuripe, la locale Proloco e altre associazioni del territorio. Ieri l'inaugurazione della sagra con l'interessante convegno nell'aula consiliare del Comune di Centuripe dal titolo "Quale futuro per l'agricoltura in Sicilia?", in cui sono intervenuti il sindaco Salvatore Laspina, l'assessore comunale e vice sindaco Salvatore Longo, Salvatore Rapisarda, presidente del Consorzio Agrumi di Biancaville ed altri esperti in materia di agricoltura. Il programma è ricchissimo, si va appunto proprio da questa vetrina che è il bellissimo centro storico di Centuripe, con le degustazioni, con il mercatini, con eventi come spettacoli, concerti. Abbiamo appena inaugurato la sagra con questo importante convegno, dove abbiamo focalizzato l'importanza dell'arancia rossa per il nostro territorio e il futuro dell'agricoltura per questo paese. Io credo che agricoltura, turismo, beni culturali e l'artigianato sono il nostro tesoro, e da qui partiamo per promuoverlo e soprattutto, grazie ai contributi che arrivano dalla Regione, dall'Unione Europea, supportare chi vuole fare imprenditoria in questo senso. Abbiamo dato il via alla nona edizione della Sagra dell'Arancia, un progetto molto ambizioso che parte già da lontano, e da 2 o 3 mesi che ci lavoriamo. Ci saranno, dicevi bene, delle degustazioni, degli show cooking, ci saranno i mercatini, come potete vedere, le casette, gli stand. Ci saranno anche grandi momenti di intrattenimento con gli spettacoli serali, questa sera gli Archi Noè, domani Uccio De Santis e domenica sera invece ci sarà Giovanni Caccamo. Ma non è finita, perché ci saranno anche momenti di intrattenimento per bambini. Domani pomeriggio ci saranno i carretti siciliani che sfileranno lungo il centro storico, così come domenica, oltre che i carretti, arriverà anche un gruppo folcloristico di Enna. Insomma, veramente tantissimi momenti, e ci auguriamo che tutto ciò possa attirare l'attenzione di molti visitatori. Noi abbiamo sottolineato qual è la visione nostra che riguarda il futuro, perché parliamo naturalmente di cibo, parliamo di cibo di eccellenza, e c'è un conflitto di interessi, per dirla in maniera semplice, tra quello che sta legiferando ultimamente l'Europa e quello che sono le tradizioni, la storia dei nostri popoli. Noi siamo popoli abituati a mangiare arance rosse, ciliegie dell'Etna DOP, fico d'India dell'Etna, pomodoro di Pachino e così via. L'Europa legifera riconoscendo degli alimenti che sono assolutamente estranei alla nostra dieta, alla nostra storia, alla nostra tradizione, quali per esempio le farine di grilli, come se noi fossimo dei gechi, o se fossimo degli aironi, o se fossimo dei serpenti. Voglio dire, non è certamente una buona strada quella del cibo su cui si sta muovendo l'Europa. Secondo aspetto invece, che è quello che più ci tocca, più ci interessa come organizzazione produttori, è quello legato alla prospettiva di produzione per quello che sta succedendo nel mondo, i cambiamenti climatici, quindi le ricerche che abbiamo condotto in campo per vedere come produrre a parità di quantità risparmiando gli input energetici, in particolare l'acqua e l'energia. Abbiamo illustrato qualche dato su queste ricerche, ci sono dei buoni auspici, però abbiamo sollecitato da questa platea la politica, perché in questo momento c'è un'emergenza di disponibilità di acqua che gli agricoltori chiedono, che hanno il diritto di avere, altrimenti non c'è produzione e non c'è cibo per nessuno se non c'è l'acqua. Accoglieremo tantissimi turisti, abbiamo, come dicevano già nel convegno di apertura, domani mattina avremo 200 ragazzi delle scuole SNAI che fanno parte del comprensorio Genduri, Padrano e Biancavilla. Noi saremo in prima linea per raccoglierli con le nostre 2 ragazze del servizio civile e con tutti i soci dell'associazione. Grande evento la nona sagra, perché siamo riusciti a creare un connubio, come anche detto dal sindaco all'apertura della sagra,
fra le associazioni, gli enti scolastici, l'ente comune e l'assessorato regionale che ha dato un cospicuo contributo per la realizzazione di tale sagra. Noi come associazione siamo sempre presenti sul territorio, daremo sempre e maggiormente la nostra disponibilità affinché possa sempre dare luce a Centuripe e a tutti i centuripini. Ringrazio soprattutto i ragazzi che si stanno spendendo molto per questa attività, oltre all'orario di studio, i docenti anche oltre all'orario di lavoro, per testimoniare appunto l'importanza intanto di una collaborazione col territorio e quindi col comune e poi di valorizzazione di un prodotto come l'arancia rossa, che la cui trasformazione è importante per la degustazione dei nostri cittadini. Noi da sempre puntiamo sul prodotto a chilometro zero e trasformiamo prodotti a chilometro zero perché riteniamo che la trasformazione dei prodotti tipici sia un must, una cosa importante per la nostra scuola, e l'arancia è la punta di diamante di questa tradizione di trasformazione dei prodotti locali. Concluso il convegno, l'amministrazione comunale, accompagnata dalla banda cittadina, ha inaugurato gli stand che ospiteranno gli eventi culinari della nona edizione della Sagra dell'Arancia Rossa IGP di Sicilia.